Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo episodio di F1 2020. Come vi ho promesso la volta scorsa, facciamo subito una carrellata del nostro quartier generale, dove la macchina viene curata, studiata, migliorata, implementata, soprattutto dopo gli ottimi risultati della Cina. Ci sono degli sviluppi, abbiamo potuto investire qualcosina in nuovi reparti. Certo è che la cosa più importante è che siamo riusciti ad attirare un nuovo sponsor e siamo a perché, se avete notato, già l'altra volta avevamo, oltre al loop principale, questo Seren, e oggi si aggiunge questo XXY, che vi dico la verità l'ho scelto più che altro per una questione estetica, ma comunque bene o male qualsiasi sponsor ti dà qualche entrata in più, così possiamo variare anche un po' meglio l'estetica della vettura senza avere troppe ripetizioni sulle pance, sulle scocche in generale. Mano a mano la nostra macchina sta diventando sempre più seria, sembra sempre di più un'auto vera, ufficiale, con Gigino e tutto il suo team, oltre ai piloti che ci stanno lavorando alla grande, pronti per andare, attenzione, in un'altra pista, che è una novità, ovvero l'Olanda Zandvoort. Molto ravvicinate le due gare nuove, soltanto nel mezzo la bella parentesi della Cina che a Schumacher ha sempre portato bene. Immergiamoci quindi in questo weekend olandese con la qualifica di Schumacher, che ho ovviamente non è andata in maniera proprio ottimale, comunque fatica proprio il tipo di vettura a quanto pare, perché Ghiotto addirittura ha fatto ultimo, quando mediamente un paio di piloti riesce a metterseli dietro, qualcuno in più invece per Schumacher, anche stavolta, ma soltanto sedicesimo. C'è da dire, ragazzi, lo ammetto, che non riesco per niente bene ancora a correre su questa pista, è una di quelle in cui c'è bisogno di carburare veramente tanto, farla e rifarla, allenarsi un po'. È chiaro che rispetto alle altre già in calendario da secoli, con questa qui al primo approccio, un po' come il Vietnam, che però è andato bene, ma è in effetti un altro tipo di pista, un po' più facile da imparare perché è molto molto veloce con soltanto un tratto complicato. Qua è tutta un pochettino da stare belli focus. Gli sviluppi arrivano, ma un pochettino a rilento. Per il momento rimaniamo impantanati soltanto davanti alla Williams. Addirittura vedo che Haas, Alfa Tauri e Alfa Romeo si sono staccati un pochettino, quando inizialmente erano un po' più sulla stessa linea verticale nostra. Bisogna darsi da fare, bisogna investire bene i punti, ma per avere più punti o accumularli in maniera più veloce bisogna andare a sviluppare i reparti nel quartiere generale, uno di quelli che avete visto prima. Insomma, è un lavoro quest'anno, che con la M4R Loop Honda diventa più intenso, più importante. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Beh, caro Alex, qua lo vedo un po' più un miracolo però questa cosa. Lascio questo più 2 di carburante a vedere che succede, comunque non sembra, ma sta pista è molto veloce, la grassa può aiutare. Gara nuvolosa, qualche goccettina di pioggia si è vista soltanto nelle prime libere, poi prevalentemente cupo, ma rischio di pioggia in gara non dovrebbe arrivare. Si parte con sorpasso e grassa come l'altra volta, sperando che almeno nelle prime fasi, visto che questa è una gara molto difficile in un circuito sconosciuto, magari riusciamo a approfittare del via. Occhio, guarda Russell come si tuffa dentro. Stessa cosa anche Schumacher, guadagnano qualche posizione. Guarda qua Schumacher, su Kvyat, gran sorpasso, però non c'è solo lui. Occhio a queste prime fasi, tutti a trenino, pericolosi. Abbiamo imbarcato un po' più di benza, sfruttiamola senza ciucciare via tutto l'ERS da subito. Attenzione, cos'è questa goccia? Viene giù acqua! Spingere, sfruttiamo al meglio il vantaggio del primo giro. Sta piovendo! No! Ma chi cazzo è il meteorologo del nostro team? Ci ha preso in giro! Aveva detto che non sarebbe caduta manco una goccia d'acqua! E invece, sì, sta decisamente piovendo, non è che viene su magari, attenzione, tanto Schumacher riesce a Perez, lo infila, però sta piovendo. L'ho passato per capire se stesse pisciando fuori dalla macchina o
Pericolosa la pioggia. Nuvacher intanto 12esimo, bravo. Bravo perché da una zona punti invisibile. Comincia quasi a... ma però quante gocce. Clamoroso quanto piove. Perez ovviamente non starà buonino qua dietro. Deve farcelo stare Numaker di forza. Decisamente piove. Non arrivano notizie. Quindi occhio che sta gara. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. No, come? A vedere una perdita di potenza. Da questo giro pure puoi usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Mi si sta spaccando il motore, mi vuole dire? Stai aumentando il distacco dall'auto che ti segue. Ho capito, ma se non posso usare nemmeno più la grassa perché rimaniamo a piedi, capisci che diventa un problema. E poi c'è da valutare questo meteo. Non si fermano le gocce, si inizia peraltro a scivolare un pochettino. Perez intanto arriva, stiamo perdendo potenza. In cattivo stato. Eccolo. Preparati a un calo della potenza. Guarda, già lo vedo perché Perez si è proprio rinfilato. Non abbiamo il DRS con Russell, addirittura lui va via. Perez ce l'avrà. Difficoltà Numaker, pioggia inaspettata. Motore che fa i capricci, inaspettato è anche quello. L'ho controllato prima della qualifica e andava bene. Tra l'altro sostituirlo dopo avrebbe comportato una penalità, quindi comunque vada, bella merda. Oh, sei infilato qua Perez, tu sei matto. Ma non potrò mai tenerlo dietro. Si può cercare un pochettino di fare gioco resistenza, ma le gomme giuste. Il problema è che bisogna veramente sperare in qualcosa a sto punto col meteo, anche se a me non è che vada tanto di correre con le gomme da bagnato qua. Distacco dall'auto davanti 1,6 secondi. Preferirei che smettesse, ma io vedo peggiorarla la cosa. Usciamo un po' qua col problema al motore, ragazzi, anche se abbiamo imbarcato più benzina dobbiamo limitare però l'uso della grassa, perché sennò cioè abbiamo due alternative: o rallentiamo oppure proviamo a tenere alti i giri, ma col rischio di combinare qualche danno e chissà, magari anche ritirarci. Vediamo se riusciamo a prendere Russell, che non è un fulmine di guerra, con quella macchina magari, e poi possiamo approfittare della sua scia. Chiediamo un piccolo sforzo alla nostra AM4R Honda. Perez è sempre vicino, minaccioso. Bravo però Numaker, che forse ha chiuso il gap DRS su Russell. Lo vedremo adesso. Sì, ce l'abbiamo. Bravissimo. Ci serve, perché dobbiamo limitare tutta sta roba qua che si usura. Oh, la pioggia a terra fa scorrere un po' la vettura in maniera innaturale. Il Macher continua a far finta di nulla. Russell sta rallentando tantissimo. Perché era in coda anche agli altri,
usiamo la sua scia anche per risparmiare sulla nostra macchina. Non c'è ancora motivo di cambiare le gomme. Sti cazzi. No, beh, ci credo, adesso no, perché comunque il caldo, la gomma calda, poche gocce. Non è, non si vai a mettere la gomma da bagnato adesso, sei finito, però è la classica situazione da mezzo e mezzo che non aiuta. E soprattutto che fa molta paura. Adesso però gliela diamo la macchina. Vorrei passarlo, George. Le condizioni della pista non stanno migliorando. Decidi se vuoi montare gomme da bagnato nel prossimo pit stop. Sì, però non adesso. Adesso dobbiamo un attimo pensare a Russell prima che a Perez, perché se non ci muoviamo qua il pilota Racing Point ci fa uno scherzo a tutti e due, secondo me. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti, forse. Beh, insomma, a me se piove quando devi portare fuori il camion non interessa, dimmi se ce la portiamo a fine gara. Dai, adesso ci buttiamo. Oddio, mamma mia, all'ultimo! Bello, che sorpasso! Ma guarda, ti dirò, molto aggressivo! Però Russell sta facendo un po' il tappo. Oddio, pioggia infame. Adesso mi raccomando, Russell, invece di rompere i coglioni, fai un bel lavoro su Perez e teniamolo lì. La gara è difficilissima al momento. Piove sempre di più. E adesso senza DRS e col motore che perde potenza, i tappi rischiamo di farli noi. Però sono più tranquillo ad averli tutti dietro, se devo dirvi la verità. Eh no, ma Russell non ne ha, guardate. Gli abbiamo dato un sacco, abbiamo fatto bene a passarlo. È tempo di entrare nei box. Eccolo. Completa il giro nel minor tempo possibile. Troppa acqua. Vediamo se mettono le intermedie. Come cazzo facciamo a vederlo però? Che alla fine, ragazzi, forse non è una gara da punti, ma ci stiamo pure destreggiando bene. 4,3 secondi. Il grip va ancora bene, non serve far cazzate. Restiamo fuori un altro po'. Ragazzi, mi prendo una responsabilità, perché okay, secondo me top 10. Il pit stop che ci diceva di fare lui era quello concordato con gara asciutta, ma adesso se vado a mettere le intermedie peggioriamo di brutto, quindi tiriamo avanti un po', perché ancora si può fare, rallentando ovviamente il ritmo. Vedete che dietro ancora tutti ci seguono con la soft. Attenti un po' magari ai cordoli, queste robe qua, un po' più lenti nelle curve, ma intermedia penso che vada peggio adesso qua in questa condizione, perché stando attenti non è malissimo ancora questa soft. Beh, certo, forse ora il momento sta arrivando, però già questo giro è un'altra musica da quello prima. La pista comincia a diventare tutta scura e da lì capiamo che non c'è più alcuna traiettoria asciutta.
Un altro giro, signori. Me la rischio. Allora, ci stiamo avvicinando al momento del cambio. Se hai un buon ritmo resta fuori, ma appena sei al limite vieni a montare le gomme intermedie. Ok. Anche davanti sono ancora tutti fuori, eh. Avrei fatto una cazzata a fermarmi prima. Siamo più veloci di quelli dietro. Questo già è un buon segnale. Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Accelera, dobbiamo ridurre il distacco di 5 secondi tra te e la vettura davanti. Cominciato a cagarmi sotto però, eh. Adesso da quando esci di curva a quando puoi schiacciare tutto, passa già un tempo considerevole. Attenzione, attenzione. Che c'è? Attenzione, c'è incidente gialla. Più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi, bandiere gialle. Vedo niente. Ah, c'è una macchina, un Alfa? Ci si ferma ora, ragazzi. Intermedia. Non ci può più stare. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. No. Se no, esageriamo, eh. Guarda. Ma oddio, li abbiamo seminati, ragazzi, dietro. Attenzione, si fermano. Si è fermato Bottas. Vediamo che ritmo avrà. Si è fermato anche Luca Ghiotto. Luca ai box. E hanno fatto bene. Vediamo di non massacrarci, forse abbiamo tirato un po' troppo. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Attenzione però, perché Bottas è comunque molto più veloce di noi, quindi. Speriamo di non aver atteso troppo. Iniziando a preoccuparmi. Faremo 5 giri con le... Ma non è così malvagio ancora però la gomma. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,1 secondi. Cioè non penso che una intermedia possa spingere più di così adesso, o no? Andiamo adesso. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Intermedia, si è fermato Norris. Ok, attenzione, ripassa. Vai ora. Chi è sta gente? Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Sta arrivando Russell, attenzione perché era dietro di noi, lo teniamo dietro. DRS disabilitato, ecco qua, questo è il segnale che la situazione diventa un po' più critica. Occhio però, perché mi sa che tipo Russell le gomme le ha cambiate al giro prima, sicuramente, perché non era dietro nel box, quindi sono un pochettino più calde. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Non mi rompere i coglioni che se l'attivo adesso mi cappotto. Devi aspettare i dritti. Siamo a punti comunque, eh. I pit sono finiti. Non vorrei dire.
Ma sono finiti i pit. Adesso dobbiamo tenere dietro Russell, però. È cominciata un'altra gara ora. Un po' ritardato il pit stop di Schumacher, ma non ha perso la posizione su Russell. Anzi, abbiamo guadagnato qualcosina, mi sa. I commissari l'hanno vietato a causa delle condizioni meteo. Sapete che ci ha salvati un po', ragazzi, questa condizione? Perché il distacco dal tuo compagno dietro con l'asciutto 15, e continuando secondi. A spingere forte, il nostro motore, un po' in crisi, poteva darci dei problemi. Invece adesso, con l'acqua, si è tutti un po' più delicati. Quindi, diciamo che il motorozzo non serve. Possiamo permetterci di non usurarlo troppo e di andare comunque come gli altri, perché tanto non è che puoi accelerare a sei mani, anzi a sei piedi in questo caso. Guarda, stiamo andando via ancora da Russell. Ne abbiamo di più e basta. Asciutto, mezzo asciutto, bagnato. Schumacher porta a casa. Aspetta, fermo, mancano tre giri. Ma per il momento è decimo. Non ho capito come è successa questa cosa. Qualcuno probabilmente che con la strategia ha pasticciato, immagino. Ci può stare. Ok, il distacco è 6,3 secondi. Noi ci siamo fidati solamente di noi stessi. Abbiamo tenuto la soft. Forse anche un giro di troppo. Ma non abbiamo pagato nulla, abbiamo, anzi, carburante a sufficienza per altri tre giri. Abbiamo messo un buon margine proprio su Russell, in modo da dirgli ciao ciao negli ultimi due giri, più o meno adesso, in cui Schumacher sta gestendo un'altra posizione a punti dopo la Cina, stavolta veramente in attesa, partito sedicesimo, condizioni complicate, macchina non affine al circuito, problemi al motore, ma lui si dimostra. L'auto dietro di te sempre è a corto di carburante, prova a distaccarla senza correre rischi. Russell è corto di carburante, sempre affidabile Schumacher, un punto saldo di ogni scuderia, fa un grande lavoro di gestione, di aiuto, di contributo per la macchina, e ogni tanto azzecca anche qualche mondiale quando le condizioni sono ottimali. Non serve esagerare. 10 minuti di pioggia, poi dovrebbe asciugarsi. Che possiamo prenderci un caffè all'aperto, cosa ti devo dire? 10 minuti siamo già cambiati? Bene così. Molto bene. M4R cresce. Anche nelle difficoltà viene fuori scuderia di sostanza. Ottimo progetto. Venuto fuori dalle sapienti mani ovviamente di Gigino e di Schumacher, due personaggi che coi motori ci sanno fare. Chi per un motivo, chi per un altro, hanno messo su un bel gioiello. Un bel fiore pronto a sbocciare e che ogni tanto lascia giù qualche bel seme anche. Come in Cina, come adesso. Che si permette di distanziare. Il distacco da quella dietro è la Williams di Russell. Secondi. E di controllarla senza troppi patemi. Macchina che tra l'altro sul bagnato si sta comportando benissimo. Molto bene. Quasi meglio, Io dico che c'è andata bene con l'acqua. Sentite a me, cari amici tifosi da casa. Ultimo giro. Sta per iniziare adesso, in totale tranquillità. Per un solo giro. Per una gara che di tranquillo non ha avuto troppo, non tanti duelli corpo a corpo, ma tanta tensione,
sette preoccupazioni alla fine. Non sappiamo, Luca Ghiotto, Manu Macher fa uscire AM4R Honda Loop come un team veramente pronto a tutto, maturo, in grado di gestire le situazioni quando conta, nel momento del bisogno. Un punticino, è solo uno ma vuol dire molto. Ha vinto Leclerc con la Ferrari, questo ci fa piacere secondariamente a noi. Per il momento solo un videogioco può darci queste belle notizie. Ma per arrivare un'altra bella notizia, quella di Numacher, che affronta adesso l'ultimo settore, se l'è preso anche con calma. Russell lo vede, è lì, deve soffrire vedendolo a vista, ma sapendo di non poterci fare una sega per andarlo a riprendere, perché Numacher si prende un punto anche oggi. Pilota del giorno per la seconda volta di fila. Leclerc, Verstappen, Hamilton. Questo è il podio. Vediamo questo podio come ha cambiato un po' le cose. C'è Leclerc in seconda posizione, ma c'era già, però Verstappen supera Bottas. 11 punti il margine di Hamilton su Leclerc. Lì sotto, occhio alla lotta un po' dei poveri, ma quelli con la testa dura, perché Numacher sale a 7 punti, raggiunge Ocon, che oggi non ne ha fatti, ancora 0 Luca Ghiotto, ma vabbè, devi ancora prendere confidenza col nuovo team di Formula 1. Lui che invece nel suo è fenomenale. Signori, non molto altro da dire, vi ho fatto vedere l'headquarter all'inizio, quindi direi di non dilungarci troppo. Bellissima gara, anche stavolta come il Vietnam, ma questa più bella, mi sono divertito di più perché mi piace quando arrivano queste confusioni. Poi in sto gioco si guida bene col bagnato, è piacevole, ci sta. L'avevo visto anche già dalla prima gara, che vi ricordate l'avevamo fatta sotto l'acqua così pronti via. È stata una bella gara, un ottimo apprendimento di questo circuito che bisogna carburarlo per bene. Signori, carburate anche voi qua sotto in descrizione, mi raccomando, che trovate tutti i miei social, venitemi a seguire, anche altri link utili. Per esempio è attivo il contest di Instant Gaming per vincere un gioco che scegliete voi. Io vi abbraccio e vi aspetto nel prossimo video. Vediamo dove possiamo arrivare alla prima stagione con questa povera auto che però sogna.